Con oggi si chiude la prima settimana di cammino. Abbiamo alle spalle circa 150 km da Genova. Oggi è la settima tappa, domenica 1 maggio. Siamo partiti da Alice Belcolle, arriveremo a Vinchio, passando da Fontanile, che è il paese che ci troviamo adesso sulla nostra destra. Oggi siamo in tanti, siamo 25 persone, è la nostra marcia del 1 maggio e domani ci sarà il primo giorno di riposo, ma non siamo stanchi, è solo un giorno di sosta, infatti parteciperemo alla marcia del territorio nel Roero. Ora può iniziare. Venendo dalle colline, dalle vendemmie verdi, dove il contadino smarisce la sua anima per astimismo indotto dai contributi, dove le stesse vigne offrono la loro dote maritandosi ai pali di cemento, dove il suolo è spesso bruciato dal diserbante, dove il paesaggio si fa infine uniforme, abbiamo percorso la strada Mantilera-Indusia, che ci ha portato in un piccolo regno di raccolta bellezza. A sinistra un vigneto antico, strutturato a regola d'arte, secondo il dio del tempo che non vuole mai far male alla terra. A destra una piccola cicogna. L'aria leggera sciava morbidamente sugli ampi spazi verdi circostanti. Microcosmiche gentilezze tra terra e cielo ci ricarezzavano l'anima in preparazione dei nebbioli che il Dio del caso ci avrebbe disseminato sul percorso. Cosa succede? Sono due lumachine che fanno l'amore. Mamma, mai visto prima. Ma questa è una cosa giuro. Ma guarda. Hanno finito. Fino a due minuti fa erano appiccicate. Incredibile. Un anemometro artigianale da utilizzare anziché buttare. Crea energia con un po' di fantasia. Speriamo che non piova. Non piove. Lo porto sempre per tranquillità, perché quando porto con me non piove mai.